Paese che vai, usanze che trovi. E per gli argomenti che qui trattiamo, le usanze comprendono l'organizzazione sanitaria, le pratiche igieniche e anche i microrganismi. Le Nazioni Unite mostrano che nel 2023 i viaggi internazionali nel mondo sono tornati ai livelli di prima della pandemia, 1 miliardo e 300 milioni in un solo anno. Si viaggia per turismo, per lavoro, per scopi sanitari, per tornare a trovare parenti e amici nel paese di origine. Le persone viaggiano anche per fuggire da situazioni invivibili, ma al tema delle migrazioni è dedicato un altro articolo di questa serie. Qualunque sia lo scopo del viaggio, non si viaggia mai da soli. Portiamo con noi il nostro microbioma e riporteremo indietro esperienze, ricordi e un microbioma modificato anche per quanto riguarda le resistenze agli antimicrobici. Modificheremo un poco il patrimonio di resistenze del paese che visitiamo e di quello a cui torneremo. La meta del viaggio, l'assunzione di antibiotici, la diarrea del viaggiatore, ogni tanto qualcuno incapperà nella vendetta di Montezuma, e lo scopo per cui si viaggia rappresentano le più importanti variabili indipendenti da tenere in considerazione come fattori di rischio. Non dobbiamo rinunciare a viaggiare, è parte della natura umana, ma è necessario essere consapevoli anche di questo aspetto che rende vario, affascinante e unico il nostro pianeta. Paese che vai, antimicrobico resistenza che trovi.